Salve a tutti, ragazzi! Benvenuti in questo nuovo episodio di Crash Bandicoot. Remake di Crash Bandicoot, ragazzi. In questo episodio raccoglieremo tutte le gemme mancanti che no. Che ahimè non siamo ancora riusciti a ottenere per via del fatto che era la necessità delle gemme colorate per ottenere le gemme. Stiamo sperando che questa volta la puntata non duri troppo. Ma dopo ho finito Crash Bandicoot, vabbè, vorrei anche portare tutta la trilogia remake di Crash Bandicoot prima dell'uscita di It's About Time. Però ancora in corso anche la serie remake di Spyro 2 Rift of Rage, che non aveva ancora finito la foresta d'estate. Quelle che sono ancora agli inizi, la serie sempre di Spyro 2. Prima di continuare la trilogia remake, tutte le trilogie remake, se sbaglio qua, si mette pure il caldo che mi fa perdere la concentrazione. Come stavo dicendo, dopo ho finito remake di Crash Bandicoot Remastered, chiamiamolo come la vogliamo noi, anche se a essere sincero a occhio nudo si nota che è più remake che remastered. Speriamo che il video non duri a lungo. Solo le casse. Ragazzi, credo manca ancora parecchio tempo per l'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Avevo già detto che sto portando tutta la trilogia remake di Crash Bandicoot per incanella. Ok, pure qua c'è la gemma. Andiamo, speriamo di non crepare. Ma male che c'è acqua, salvatore dei nostri culi. Il santo protettore dei nostri culi, Aqua, il nostro caro amico Aqua. Protettore dei nostri culi, venga il tuo regno, vabbè, bla bla, cazzate a parte. Pace il nostro culo. Ok, momento casatura time. Qua ci sono i pari inculatori, come diceva Lollello quando c'è una serie di Crash Bandicoot. Non lo so, forse sono tentato anche di fare qualche prova di loquendata su Crash Bandicoot. Non so se fare la serie loquendo sulla Enzant Trilogy oppure sull'originale Crash Bandicoot. Voi che ne pensate? Che vorrei risparmiarmi la fatica di scaricare il primo originale Crash Bandicoot. Fa differenza che poi nel primo Crash Bandicoot, se perdi una vita, le casse si respawnano tutte le casse.
L'artigiano no, non dire spawn. Questa potrebbe essere anche una cosa positiva. Cioè qua. Ah, strano che poi in questa mutata fino ad adesso non sono morto. Nelle scorse puntate morivo come un coglionazzo. Ok, meglio che non dico troppe parolacce affinché poi YouTube mi censura il video. Dai, saliamo su sta fottuta piattaforma. Non perdiamo tempo. Che palle. Fa durare troppo. Scimmia, vattene via stronzo. Qua vite, sa se può andare da qualche altra parte qui, giusto per tentare di eludere le trappole. Sono proprio contento perché nello scorso episodio non è che sto ha avuto poche visualizzazioni, ma beh, giusto più di una trentina ho avuto. E se poi diciamo l'altro, perché ormai YouTube è una piattaforma ormai morente. Nel 2012 sono partito. Che il mio canale è partito nel 2012, se non ricordo male. Comunque che l'ho creato nel 2012 il canale. Principalmente era un canale loquendistico. Prima di diventare anche un canale gameplay. In tutti gli effetti. Vediamo sto Paolo inculatore. Andiamo. Che palle, no? Speriamo sta piattaforma. Tu forza qui. Dove l'ho mancata la carta? No. Perché devo fare sti segni? Non ci credo. Andiamo, faccio qualche taglio perché non so dove l'ho mancata. Da qualche parte ci doveva essere qualche cassa nascosta. Non me ne sono accorto. Ok ragazzi, l'ho fatta. Sono riuscito a trovare la cassa nascosta in offcamera. Ok, che mi ha preso. Ora tocca la prossima, ovviamente. Sperando che non ci metto troppo tempo. Troppo penso che nessuno ha risposto alla mia domanda sul fatto se fare anche gli episodi riguardo alle reliquie oppure no. Però se solo ci metto troppo tempo a raccogliere almeno le reliquie di platino oppure quelle oro, oppure no, che dite, le faccio gli episodi anche delle reliquie sempre sul primo Crash Bandit, sempre sul remake del primo Crash Bandit. Ovviamente nell'originale non c'erano le reliquie. Anche nel 2, perché
fatto delle reliquie sta la idea da. No. Se nascosta, non ci sono. Qua. Bonus. Ma penso che non credo che farò proprio gli episodi riguardo a lei, ma poi si vedrà, penso. Allora, ci sto ripensando perché anche se però no, sono caduto come un coglione. Che ho fatto a cadere, non lo so, bastava semplicemente saltare, porca trova. Calcolato male i tempi, cazzo e vaffanculo. Pareva strano che fino ad adesso giocavo bene, porca troia. Anzi, ho qualche puttana una. Penso che siamo su Crash Bandicoot. Questa è una delle battute che faceva l'Eloquendo Chill nella serie di Eloquendo di Crash Bandicoot. Porca puttana una. Meno male. Aspetta, non mi mangio il brutto stronzo. Una pianta carnivora. Pianta carnivora masochista poi. No? Ok. Via. Un'altra gemma. Altra gemma, altra conquista. Dai, brava Coco, sei figo. Una figa da paura. Rolling Stones però non sono i cantanti, vero? Ok. Battuta di merda da 3, 2, 1. Beh, dietro ci sono le casse, no? No, non c'è una qua. No, adesso è pronto. Anche lei con gli embrio. E via. No, che non fa cazzo. Guardami qua, non fa... Esplode le TNT. No. Non mi ricordo se in quella cassa c'era anche l'icona di Tom. No. Ah no, no, ma sono quella là di Embryo. No. E ottenere l'invisibilità, no. Ok. Un altro bonus. Ha un po' tutto caldo. Quando registro, non riesco. Quando registro con questo caldo non riesco a concentrarmi. Più di tanto. Ok.
via. Questo c'è la piattaforma della gemma blu. La differenza è che qua nel primo Crash Bandicoot, nell'originale, nei bonus di Tauna non fa vedere proprio che Cortex rapisce Tauna. E fa vedere che tipo Tauna ci mostra proprio l'icona, proprio la percentuale dei progressi fatti, la propria avventura. No, ah no, ah no, sono respawnate le casse, meno ma se non vedevo quelle casse facevo questa grandissima figura di cacca. Andiamo di nuovo di sotto. Pensavo che non si respawnano più quelle. Ok, stiamo attenti qua. Mamma mia. Mamma mia, proprio le capisce che mi fa sudare sto gioco, mamma mia. Ok, stiamo attenti alle esplosioni. Embryo esplode proprio a minchia. Vediamo di aver distrutto tutte le case. Sì. Tanta gemma molto presa. Ok, penso che... Vabbè, penso che per questo episodio dovrebbe pure più basso. Vabbè, volevo registrare un altro po', ma con questo caso non si riesce a registrare più di tanto, scusate. Quindi ragazzi, alla prossima puntata faremo un altro episodio dove raccogliamo altre gemme. Vabbè, siamo al 95%. E non so nemmeno se fare gli episodi con le reliquie oppure no. Finora nessuno. No, se volete gli episodi con le reliquie, potete anche farle. Altrimenti passo direttamente all'Enzan Trilogy di Crash Bandicoot 2 dopo aver ottenuto tutte le gemme. Quindi ragazzi, da vostro Capone XM è tutto, alla prossima, ciao!